Benvenuti a tutti, buongiorno qui su www.italy13.com, la nostra rubrica Espatriati Italiani. Io sono Brigitte, piacere di ritrovarvi anche oggi per ascoltare questa nuova intervista della sezione Stati Uniti. Oggi parliamo di visti, intervisterò un'avvocatessa italiana che si è trasferita negli Stati Uniti da tanti anni, ha uno studio che si occupa di immigrazione a Miami, ma ne ha altri un po' sparsi per gli Stati Uniti. Questa amica si chiama Antonella Brancaccio, ci aiuterà a capire e a comprendere un po' meglio alcuni tipi di visti che normalmente sono chiesti da noi italiani per espatriare negli Stati Uniti. Allora, oggi con Antonella voglio affrontare il tema dei visti. Antonella Brancaccio ha uno studio in Miami e si occupa di immigrazione. Antonella, oggi vorrei affrontare con te due visti, il visto B e il visto L. Allora, parlaci un pochino di te, che cosa fai a Miami, cosa ti porta a Miami e da quanti anni sei lì. E nella domanda successiva parleremo appunto di questi visti. Buon pomeriggio Brigitte, ti ringrazio per l'opportunità concessa e colgo l'occasione per salutare tutti i nostri connazionali. Io sono in Florida da 13 anni, sono originaria di Napoli e mi sono trasferita per ragioni di cuore in quanto mio marito si è dovuto trasferire in America per ragioni professionali e io l'ho seguito. Ad oggi il mio studio conta quattro sedi in Florida, specificamente Orlando, West Palm Beach, Stuart e Miami. E tre sedi in Italia con Roma, Napoli e Salerno. Il nostro studio si occupa esclusivamente di diritto dell'immigrazione negli Stati Uniti ed ovviamente di diritto italiano. Allora, parliamo innanzitutto di questo visto B. Io credo di sapere, correggimi se sbaglio, che di visti B ce ne sono differenti, se non erro il B1 e il B2. Però Antonella, parlacene tu. Allora, il visto B, hai ragione, ci sono varie tipologie. I principali visti B sono B1 e B2. Il visto B1, cosiddetto business, consente al candidato di venire negli Stati Uniti per iniziare delle negoziazioni, dei contratti, organizzare il business. Mentre il visto B2 è strettamente legato al turismo. Che cosa significa? Che il candidato viene negli Stati Uniti per vacanza nel momento in cui la vacanza si è conclusa, ritorna nel paese di origine. Queste sono le due principali, ma ci sono altri tipi, quali per esempio il visto B per trattamenti medici o personale di cittadini americani che hanno residenza all'estero e quindi in visita negli Stati Uniti, o cittadini stranieri presenti negli Stati Uniti con tipologie di visti quali B, E, L, F, O, eccetera, eccetera. Noi abbiamo potuto constatare negli ultimi tempi che è difficile giustificare un visto B quando i cittadini italiani possono viaggiare con l'ESTA. Nella nostra esperienza abbiamo assistito a delle situazioni in cui il candidato aveva tutti i requisiti eppure è stato negato. Molto spesso negato sulla base della 214B che dà una grande discrezionalità al consolare ufficiale di poter negare il visto. Quindi il mio consiglio da avvocato è di stare attenti quando si fa la domanda del visto B e richiederlo in casi specifici ed ovviamente farsi seguire da un avvocato che valuterà la situazione singola. Perfetto Antonella, ti ringrazio. Parliamo ora del visto L. Del visto L io sinceramente non so molto. Parlaci tu quali sono gli italiani e quali caratteristiche devono avere per poter richiedere il visto L. Per quanto riguarda il visto L, ci sono due tipi di visti L, L1A ed L1B. Il visto L1A consente a una compagnia di trasferire un manager da un ufficio all'estero ad una succursale negli Stati Uniti o per stabilire un nuovo ufficio o per trasferire un manager ad un ufficio già esistente. Quali sono i requisiti? L'esistenza del business nel paese straniero e le relazioni tra i due uffici, cioè ci deve essere una vera e propria compagnia esistente nel paese straniero e poi negli Stati Uniti. Poi il manager deve aver lavorato almeno un anno nell'ufficio all'estero ed avere una capacità manageriale.
Se si tratta di un nuovo ufficio, il visto L1A verrà rilasciato per un anno, altrimenti 3 anni, con la possibilità di estendere il visto per incrementi di 2 anni, fino a che non si raggiunge un massimo di 7 anni. Il coniuge e i figli al di sotto dei 21 anni avranno il diritto di ottenere un visto L, e avranno il diritto di lavorare, quindi facendo domanda di una 765. È importante ricordare che il visto L dà la possibilità di sponsorizzare il manager, portando così al raggiungimento della green card. Per quanto riguarda il visto L1B, permette ad una compagnia di trasferire un dirigente con una conoscenza specifica da un ufficio straniero ad un ufficio negli Stati Uniti. I requisiti sono molto simili a quello dell'L1A, cioè l'esistenza del business nel paese straniero e la relazione dei due uffici, cioè significa che i due business sono entrambi esistenti ed operativi. E il dipendente con le conoscenze specifiche deve aver lavorato da almeno un anno per l'ufficio estero ed avere delle conoscenze particolari. Che cosa si intende per conoscenze particolari? Per esempio manovrare una macchina o conoscere una tecnica di ricerca o comunque avere una conoscenza avanzata nel settore e non può essere supervisionato da un altro dipendente. Per quanto riguarda la tempistica, se si tratta di un nuovo ufficio, sarà concesso un visto per un anno per il dipendente con la particolare conoscenza, altrimenti 3 anni, con la possibilità di estendere il visto per altri 2 anni fino al raggiungimento dei 7 anni. Allo stesso modo, il coniuge e i figli al di sotto di 21 anni riceveranno il visto e potranno fare l'application per la 765, quindi poter lavorare negli Stati Uniti, e allo stesso modo darà la possibilità di richiedere una green card. Voglio farti un'altra domanda, Antonella. Parliamo un attimo dell'ESTA. L'ESTA è un visto che si richiede online nel sito del governo americano, che poi tu ci dirai qual è quello ufficiale, perché so che molti italiani richiedendo questo ESTA pagano delle cifre molto superiori al reale costo che questo visto ha, che credo che sia intorno ai 14 dollari. Perché pagano di più? Perché andando online molte volte si aprono pagine di aziende, di agenzie che si occupano di fare per questo visto, quindi agenzie di servizi, e quindi ovviamente devi pagare anche il loro intervento. Quindi oltre ai 14 dollari del reale costo del visto, paghi altri 14, 15, 10, dipende dalla compagnia che te lo sta facendo, e quindi rischi di dover pagare il doppio o il triplo del prezzo reale di questo visto. Antonella, dici che cos'è e a cosa serve il visto ESTA per gli italiani che si recano negli Stati Uniti? E come si può richiedere, dandoci appunto anche magari il sito del governo americano. Allora, il termine ESTA sta per Visa Waiver, significa esenzione di visto, per cui è sbagliato parlare di visto, ma è semplicemente un'autorizzazione ai cittadini dei paesi partecipanti al trattato di entrare negli Stati Uniti per turismo o business per un termine limitato di 90 giorni, quindi senza richiedere un visto. Se si cambia passaporto o cambiassero le circostanze e quindi le risposte alle domande, va fatta una nuova ESTA. Il sito ufficiale è cbp.dhs.gov ESTA. Ed è vero che ci sono delle agenzie che richiedono una cifra irrisoria di 15 euro. Nel caso non si fosse in grado di compilare il modulo, credo sia accettabile. È importante capire che con l'ESTA non si ha l'autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti, tantomeno i figli possono frequentare la scuola. Brigitte, con questo spero di essere stata d'aiuto ai nostri connazionali e di aver chiarito un po' di idee. Spero che sia stato di vostro gradimento. Ci risentiremo presto. Grazie a tutti. Vi ricordo che per qualsiasi domanda è possibile rivolgersi in radio direttamente ai contatti che trovate sul sito www.italy13.com. Vi aspettiamo, un bacio, Brigitte!